Ciao ragazzi, in questo video parliamo di ciglia. Più in dettaglio voglio farvi vedere come mettere bene il mascara. So che per tanti di voi sembrerà un video stupido e credo che questo video non sia per tutti quanti. Se avete la vostra tecnica per mettere il mascara, fatecelo sapere qui sotto perché c'è sempre magari qualche piccolo segreto da imparare. Comunque non è detto che dobbiate cambiarla e fare quello che faccio io. Questo video è semplicemente dedicato a chi non sa mettere bene il mascara, nel senso che non riesce a valorizzare al meglio le proprie ciglia. Sapete quante volte mi capita di mettere il mascara ad una persona che sto truccando? Magari gli dico: hai delle ciglia pazzesche. Loro si guardano allo specchio e mi dicono: come hai fatto a mettere il mascara in questo modo? Io quando lo metto non riesco ad avere questo effetto. Quindi questo video è proprio per queste persone che magari non riescono a valorizzare al meglio le ciglia che hanno, pensano di avercele sfigate e invece ce le hanno bellissime, basta applicare il mascara nel modo giusto. Se questo video non vi interessa o comunque non vi è utile, potete tranquillamente chiuderlo qui, non vi preoccupate, non mi offendo in alcun modo. Vi ripeto, se avete una tecnica particolare, qualcosa che può essermi utile sia a me sia alle altre persone che leggono i commenti, mi raccomando, fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Vi lascio subito al tutorial, tanto vi spiego tutto quanto all'interno di questo video. L'unica cosa che voglio dirvi, vi dico anche qual è il mascara che utilizzo, ma tanto ormai lo sapete. La cosa che preferisco in un mascara è il tipo di scovolino. Per la mia personale preferenza deve essere, diciamo, medio, né troppo piccolo né troppo grande e rotondo. A me non piacciono quegli scovolini incurvati perché vedrete poi all'interno del video la tecnica che utilizzo per applicare il mascara. Non riuscirei a farla con un tipo di scovolino fatto in quel modo. Mi piacciono questi fatti così, non quelli in silicone. Ho imparato una cosa nella mia carriera da truccatrice e soprattutto stando anche qui su YouTube, è che il mascara è una delle cose più personali che esista, cioè magari un mascara può lavorare benissimo su di me e male su un'altra persona. Quindi se magari vi dico: ah, questo mascara è fantastico e su di voi non funziona altrettanto bene, purtroppo è così. Magari degli scovolini lavorano bene su delle ciglia corte, altri lavorano bene su delle ciglia lunghe. Ognuno ha le proprie necessità, ognuno ha le proprie tecniche per applicare questo prodotto. Quindi vi ripeto, secondo me questo è uno dei prodotti più personali in assoluto. Vi lascio subito al tutorial. Cercherò di farvi vedere dal più vicino possibile, senza uscire dall'inquadratura, quindi spero di riuscirci. Il mascara che utilizzo io è il NYX Worth the Hype. Ormai ne avete la nausea, ve lo faccio vedere da non so quanti mesi. È il mio mascara preferito, mi piace tantissimo. Questo qui è nuovissimo, cioè l'ho veramente appena aperto. Quello che faccio quando apro i mascara è faccio questo, ci faccio entrare un po' di aria all'interno in modo che il mascara nei giorni successivi si addensi un pochino. I mascara appena aperti non mi piacciono tantissimo perché tendono ad essere più liquidini rispetto a dopo qualche giorno che li utilizzate, quindi appunto cerco di farci entrare un po' di aria o comunque li alterno un pochino con il mascara vecchio quasi finito. Solitamente lavoro i due occhi insieme in modo che faccio una passata su un occhio e poi ne faccio una sull'altra. Nel frattempo che ho fatto la passata sul secondo occhio, sul primo occhio, il mascara si è leggermente asciugato, quindi quando ripasso con lo scovolino non vado a tirare via il prodotto, ma lo stratifico. In questo modo do più corpo alle ciglia. Oggi lavorerò un occhio alla volta perché voglio farvi vedere la differenza tra mascara applicato e mascara non applicato. Quello che vi consiglio, se volete avere un effetto di ciglia più folte, è di mettere un qualcosa di scuro all'attaccatura delle ciglia, che può essere matita, può essere eyeliner, può essere un semplice ombretto nero oscuro pressato proprio all'attaccatura delle ciglia. In questo modo le ciglia sembreranno più folte. Se avete bisogno di un piegaciglia perché le vostre ciglia sono molto dritte verso il basso e non si piegano neanche con l'utilizzo del mascara, utilizzatelo. Vi sconsiglio comunque di farlo tutti i giorni perché a lungo andare può indebolire il pelo, quindi magari fatelo soltanto nelle occasioni in cui ne avete più bisogno e nei giorni in cui potete farne a meno. Evitatelo. Oggi vi faccio vedere anche come piegare, come sfruttare al meglio un mascara per piegare le ciglia. Inizio a lavorare le ciglia nella parte inferiore perché ve lo faccio vedere subito, è difficile quasi da spiegare. Se lavorassi prima quelle sopra e poi andassi ad inclinare la testa praticamente verso il basso per mettere il mascara nella parte inferiore, che cosa succede? Che le ciglia toccano la pelle
della palpebra e si abbassano automaticamente, quindi lavoro prima quelle nella parte inferiore per evitare questo problema, perché se vado a fare un lavoro di incurvatura nella parte superiore non voglio che poi tutto il lavoro vada perso. Se non dovessi rimanere nell'inquadratura, che cosa farei? Con lo specchio davanti a me abbasserei il viso in questo modo e andrei a mettere il mascara. In questo modo le ciglia si staccano il più possibile dalla pelle ed evito di macchiarmi. Visto che devo rimanere nell'inquadratura, cercherò di farlo nel miglior modo possibile. Scusatemi se mi sporcherò, sono quasi sicura che mi sporcherò. Faccio dei piccoli movimenti a zig zag, vedete? Vado praticamente a toccare la base delle ciglia, faccio zig zag e tiro lo scopolino verso il basso. A questo punto farei la passata sul secondo occhio, visto che voglio farvi vedere la differenza. Aspetto semplicemente qualche secondo e faccio una seconda passata. Cercate di non fare dei movimenti molto accentuati, perché quello che può succedere è che, visto che le ciglia sono piccolissime, possono attaccarsi tra di loro. In questo modo, facendo dei piccoli movimenti, evitiamo che questo succeda. Dopo aver aspettato per qualche secondo che il mascara si asciughi, magari nel frattempo mettete il rossetto, mettete l'illuminante, fate le sopracciglia, fate quello che vi rimane da fare. Adesso possiamo andare a mettere il mascara sulle ciglia superiori. Dobbiamo fare la cosa opposta di quella che abbiamo fatto adesso, cioè inclinare il viso verso l'alto e guardare verso il basso. Se avete uno specchio che si inclina, inclinatelo verso l'alto in modo che non dobbiate muoverlo. Guardiamo su con il viso e giù con gli occhi verso il nostro specchio. Mi capita spessissimo di veder fare questo movimento molto veloce, ma che succede? Che facendo così non andate bene alla base delle ciglia, soprattutto se ce l'avete bionde come le mie, rischiate di colorare soltanto l'ultimo pezzo e di appesantire solo le punte, non tutto il pelo, quindi le ciglia possono andare verso il basso. Quello che vi consiglio di fare è di andare bene all'attaccatura in questo modo, vedete? Su tutta la lunghezza. Sono sicura che mi infilerò lo scovolino nell'occhio in questo video. Una volta che abbiamo colorato bene la base, guardate già che differenza, non ho toccato ancora le punte, faccio in questo modo, ruoto lo scovolino verso l'esterno e piano piano chiudo l'occhio. In questo modo che faccio? Applico il mascara su tutto il pelo e praticamente vado a schiacciare le sopracciglia verso l'alto, incurvandole senza l'aiuto dello scovolino. Vedete? In questo modo. Aspettate che cerco di farvi vedere. Ruoto lo scovolino in questo modo, verso fuori, non accompagnando le ciglia, ma proprio cercando quasi di pettinarle. Ancora una volta, a questo punto farei il secondo occhio, quindi aspetto qualche secondo e faccio una seconda passata. Faccio nuovamente quello che ho fatto prima. Adesso la base è già bella scura, bella colorata, quindi non c'è bisogno che insisto troppo sulla base, ma vado a lavorare tutta la lunghezza. Continuo a fare lo stesso movimento di prima, quindi a chiudere leggermente l'occhio e a ruotare lo scovolino. Magari se le ciglia si piegano in modo strano, vedete, mi aiuto con la punta per allargarle. Se vi macchiate, non vi preoccupate per il momento, non andate subito a togliere il mascara, perché fate una bella strisciata nera. Finite il vostro trucco, aspettate che il mascara si asciuga e poi andate lì con il dito o con un cotton fioc e il mascara viene via sgretolandosi senza fare pasticci. Guardate con una seconda passata che bello effetto. Potete andare avanti fino a che non ottenete il risultato che volete, quindi io vado a fare una terza passata e se ce n'è bisogno anche una quarta. Vado a colorare bene anche le punte, questa è una cosa che ho imparato da mia sorella e che prima non facevo, vedete c'è sempre qualcosa da imparare da tutti. Continuo a lavorare il prodotto. E voilà ragazzi, guardate che differenza da un occhio senza mascara a un occhio con il mascara. Avendo le ciglia bionde praticamente trasparenti da questo lato, la differenza si vede ancora di più, però vi posso assicurare che il mascara messo bene fa davvero la differenza su un trucco sia con sia senza ombretti, sia un trucco semplice che un trucco super mega elaborato. Delle ciglia ben colorate di nero, belle corpose, non appiccicate, fanno davvero la differenza. Finisco il trucco mettendo il mascara anche su quest'altro occhio. Il video di oggi è terminato qui, io vi ringrazio tantissimo per averlo seguito, come sempre
sempre, spero che questo video possa esservi utile. Se vi è piaciuto, se vi ha insegnato qualcosa, se vi ho tenuto compagnia, ricordatevi di spolliciare all'insù come al solito o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!